come avete letto nel titolo, questo sarà un video haul un po' particolare, perché ci baseremo anche sul back to school, perché sì, l'estate sta finendo, ma com'è possibile questa cosa? E già tra poco ricomincia la scuola, ma state tranquilli, andiamoci piano. E adesso iniziamo con il video haul. Mi raccomando, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, che cosa dovete fare? Dovete essere iscritti al canale, lasciare like a questo video e soprattutto lasciare tanti commenti, perché io e Andrea li andremo a leggere tutti. Iniziamo intanto da Primark. Sono tornata da Primark a Catania e vi devo dire la verità, sono stata molto delusa, perché ho trovato il nulla cosmico, poco, però in compenso abbiamo preso 3 magliette. Dico abbiamo perché 2 in teoria sono di Andrea e 1 è mia. Iniziamo da quella di Andrea, gliel'ho regalata io, bellissima, e la maglietta dedicata al mondo dei Simpson con un grotta, che fighetto, ma sono troppo carini. E devo dire che mi è piaciuta subito, appena l'ho vista gliel'ho presa. Lui porta una XS. Poi, questa maglietta qui, che in teoria era messa nella zona maschile, ma no, questa me la sono presa io per me, perché secondo me è troppo bella di Joker, come misura la S, questo violetto insieme al verde fluo, tipici colori di Joker. Speriamo bene, ancora non l'ho provata, perché mi seccava pure entrare nel camerino, vi dico la verità, quindi spogliarmi c'era caldo, ho detto no, le porto così e poi al limite se non sta bene a me sicuramente la metterà Andrea. E quindi quella invece che ho preso io proprio per moi è questa qui con topolino, è carinissima perché mi ricorda il mare, sapete, questo stile molto marinaresco, mi piace un sacco. E siccome qui a Siracusa fa un caldo pazzesco fino, penso e mi auguro, fino a ottobre, in teoria questa va benissimo. E questo è quello, a pagare tipo 6 euro l'una, 7 euro l'una, da Primark comunque si trovano delle cose molto carine quando si trova qualcosa a poco prezzo. Poi, per quanto riguarda il mondo del back to school, ho preso questa super agenda grande. Questa qui praticamente non sapevo nemmeno di che marca fosse, l'ho presa alla Feltrinelli e c'è scritto il mondo agenda, cioè non lo so, non ho capito ancora di chi sia. Comunque è un'agenda grande, infatti guardate, è una tipica agenda che io tengo in casa e con gli anelli, ed è fatta in questo modo. Quindi è una giornaliera, ma settimanale, cioè sì, barra settimanale, perché comunque ci sono i giorni, più giorni in una pagina, che è una cosa che io adoro. E ormai molte agende non le fanno più così, soprattutto non capisco perché ormai le agende non mettono più tipo 8-9, cioè i vari orari. Questa qui è molto carina, mi è piaciuta, c'è pure lo spazietto qui per mettere qualcosa, io ci ho messo qua una bellissima farfalla che non mi ricordo nemmeno dove io l'abbia presa. Oh, è caduto il mondo, cioè è caduto tutto, va bene. Questa qui è carinissima, è già iniziata, dato che è iniziata a fine luglio, quindi secondo me queste agende così sono bellissime. La potete usare sia a scuola ma anche come diario, ecco, personale, da tenere sempre in casa. Passiamo a un'altra cosa che ho preso, che secondo me per il back to school è pazzesca, ovvero le bottiglie termiche, ragazzi. Sono utilissime. E questo qui l'ho preso nella mia erboristeria di fiducia, è troppo carina, sì ragazzi, è tipo autunnale barra Halloween, ma non mi interessa, cioè è bellissimo, c'era lui così messo sotto sopra ed è troppo carino ed è super cute e non potevo lasciarla lì, molto bella, dai toni molto autunnali, e quindi l'ho presa. Fatemi sapere anzi giù nei commenti se volete un video back to school con dei consigli che vi do io su cosa portare o su comunque anche sul make up stesso per il primo giorno di scuola, scrivetemelo giù nei commenti. Passiamo a Chiara Ferragni. Allora, Chiara Ferragni intanto ha fatto nuovamente uscire questi, ovvero i portapenne di altri colori, c'era azzurro fluo, verde fluo, arancione fluo, però io non l'ho preso perché ho detto che senso ha prenderne un altro uguale praticamente a questo, e questo qui la forma è uguale, tutti dentro il colore cambia. Io avevo questo qui dell'anno scorso rosa ed è secondo me bellissimo, comunque le forme sono tutte uguali, e all'interno ci sono delle cose che potete trovare tuttora di Chiara Ferragni, ovvero le matite si sono bene o male
sono rimaste quasi tutte uguali, ovvero con questa tipologia sempre di scritta, decorazioni, con logo. Io siccome ancora le avevo quasi integre, le ho lasciate queste qua. Prenderò altre cose anche di Chiara Ferragni, ma adesso vi faccio vedere di Chiara Ferragni una cosa che mi ha fatto impazzire, ovvero sto parlando del diario agenda. Secondo me questo è bellissimo, cioè questo top, top, top. Io me ne sono letteralmente innamorata, tralasciando il rosa, ma tralasciando pure che sia peluscioso e super fluffy. Cioè è un'agenda fluffy. A parte che mi è arrivata con una confezione così, l'ho preso su Amazon, stava pure scontato, non so se tutto è scontato. Se riesco vi metto dei link giù in descrizione di queste cose. Questa qui arrivava con questa confezioncina così, e poi è peluscioso. Quante volte ho detto peluscioso, cioè è bellissimo, mi ricorda tantissimo il libro dei mostri di Harry Potter, ora vabbè, cioè, ed è sempre in collaborazione con Pigna, mi stava cadendo, ed è questo qui, quando poi si apre, è carinissimo, però ovviamente non ho scritto nulla, qua c'è l'intro, dove mettere le cose, qua c'è la Mati, che è troppo carina, guardate, è carina, e poi all'interno è così, praticamente una giornaliera, sia come diario, sia come agenda, infatti si chiama la chiamata diario agenda, con le note pure ogni fine mese, e poi ogni mese è praticamente così, tipo per ogni mese c'è una scritta, una decorazione, guardate il dicembre, no vabbè, ma non l'avevo ancora visto, ma è troppo troppo carino. Alla fine di questa agenda praticamente c'è la lista dei contatti, tipo una sottospecie di rubrica, non so chi scrive ancora la rubrica così, però va bene. E poi alla fine qui ci sono gli stickers, che sono veramente uno più carino dell'altro. Devo dire che questa agenda mi ha letteralmente fatto impazzire e mi ha lasciato senza parole, perché secondo me vale. Costa un pochino, ma come sapete comunque tutti i prodotti di Chiara Ferragni, essendo comunque un brand, costano un po'. Poi ho preso alcune novità per quanto riguarda, io me le tengo sempre qua le mie novità del make up che vi devo mostrare. Ho preso dei Simpson, però è della marca Revolution, che fanno sempre collaborazioni con serie TV, con cartoni, con qualsiasi cosa, Disney eccetera eccetera. Ho preso questo qua che è un fissante per il make up di Marge Simpson. Devo dire che già lo sto testando e mi piace tantissimo. Funziona alla grande, perché ti fissa il make up in un modo spettacolare e fa anche un ottimo odore. Questo qui l'ho pagato 6 euro scontato, perché l'ho preso un sacco di cose scontate. Velocemente sono stata da Acqua e Sapone e ho preso 3 prodotti fondamentali secondo me per il make up, anche se in estate vi dico la verità mi trucco molto molto meno, perché non mi va di mettere fondotinta eccetera eccetera, però stavano scontate e li ho presi. Ho preso questo fondotinta di Deborah, il costo è di 4 euro perché era scontato, quindi secondo me si può fare, l'ho già provato, mi piace, è molto setoso nella pelle, non va a fare tipo reazioni allergiche eccetera eccetera. Questo correttore di L'Oreal è il più forse famoso di L'Oreal, l'infallibile, e questo qui copre la qualunque, e questa cipria di Debbie, che secondo me è carinissima, la tonalità fortunatamente l'ho azzeccata, perché ormai non so se da voi è la stessa cosa, ma spesso non puoi provare nulla, sì, nei vari negozi, soprattutto questi qua di make up. Poi ho preso anche, però questo l'ho preso in farmacia, il boost di Vichy. Questo qui l'ho visto su YouTube, tutti ne parlavano bene, lo sto testando, mi sto trovando bene, dà un senso di idratazione alla pelle pazzesco, con questo caldo la pelle si secca, anche se ho una pelle mista, misto grassa, però ci sono alcune parti della mia faccia soprattutto che si vanno a seccare, e penso anche a tanti di voi succede questo. Sempre dalla mia erboristeria di fiducia ho preso questo qui, che è praticamente una piccola acqua micellare di l'erbolario, i colori dell'orto, un'acqua micellare che secondo me in estate, ma soprattutto anche in inverno, va benissimo utilizzare per la detersione, per tutto. Questo fa un odore, ragazzi, veramente mamma mia, top. Questi praticamente erano i miei acquisti del momento. Ci sarà un ulteriore video haul, lo so, perché ancora devo sistemare e prendere tutto quello che ho preso, ovviamente in questo periodo non ho preso tutto in un giorno ovviamente, ma nei vari giorni. Vi posso dire che secondo me l'agenda diario di Chiara Ferragni è top, se riuscite a prenderla anche voi scontata,
Cioè, è bellissima, ragazzi. Io non so che dirvi, non so che dirvi. È comoda, perché secondo me sì, cioè è comoda, non so come definirla. Però mi piace tantissimo. Anche le decorazioni mensili mi fanno impazzire. Questa agenda qui invece ho visto che oltre alla Feltrinelli la potete trovare ovunque, in tutte le cartolerie, perché la sto vedendo ovunque. E questa è anche per la scuola. Top per il pomeriggio, e questa magari proprio per la scuola come diario ve li straconsiglio. Per il resto, se avete ancora il portacolori di Chiara Ferragni dell'anno scorso, tenetevelo perché sono identici, cambia soltanto la colorazione. Secondo me andarci a spendere 20 euro per cambiare la colorazione non ne vale la pena, però poi fate voi, anzi fatemi sapere giù nei commenti cosa di queste cose vi è piaciuto di più. E soprattutto, sapete già quando vi inizia la scuola? Io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, vi voglio bene. Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni, vado a sistemare tutto. Ciao, ciao.